Stavo ascoltando, sapete la canzone della Mannequin Challenge? La Mannequin Challenge, quella là dove tutti fermi. Io faccio la Mannequin Challenge con i miei... Love the chase and the no money to be made. There is nothing to expect. Drop it. Benvenuti nella mia cazzosissima cameretta. In questi 3 anni dall'uscita di GTA su YouTube hanno fatto pochi video su GTA. Nessuno ha fatto video su GTA 5 su YouTube. Che cazzate. No, figurati. Anche io ne ho fatto qualcuno. La scorsa volta vi avevo parlato delle armi più fighe nel gioco, tipo quello che spara gli squali o le varie stronzatine. Però questa volta voglio mostrarvi una cosa molto affascinante. E non sto parlando della leggenda del Bigfoot o esplosioni strane, sparatorie e cose divertenti, ma una cosa ben più agghiacciante. Andiamo a catturare tutti i Pokémon. E no, non sto neanche parlando dei tralicci in legno per strada insradicabili. Ma bensì di qualcosa più inamovibile, indistruttibile, oserei dire inderagliabile. Sto parlando del treno. Il treno in GTA non si può. Avete mai provato a far saltare, fermare o deragliare il treno in GTA? E quindi è possibile far fermare il treno? Io vi mostrerò una decina di modi con cui le persone si sono divertite. Il primo metodo per fermare il treno, secondo me, è il metodo un po' più peggio concepito. Perché io, ok che l'unione fa la forza, ok che tutti insieme possiamo far fare una Genki Dama Goku di livelli astronomici, però mi avete capito che 100 persone su un binario per fermare un treno, secondo me il treno gli passa sopra. Dico secondo me. Cioè, persone leggere, soffici, insomma, in confronto a un treno. Magari se lì in mezzo c'era Ciccio Gamer e Joker, il treno si arena un attimo. Ma comunque, insomma, dai, scherzi a parte, non è possibile che delle persone fermino un treno in corsa. E infatti così sia. È un po' come infilare il coltello sul... Invece questo secondo video ci dimostra che non solo ai tempi del Duce i treni erano efficienti ed arrivavano in orario. Infatti i treni di San Andreas non si fermano neanche davanti ad uno tsunami sott'acqua, investito dalle onde, niente. Voi magari nuotate e rimanete lì, però il treno lui continua. Il treno non si ferma, non c'è tsunami che fermi sto treno. Poi la gente si ammazza per strada negli incroci con le mazze da baseball, però intanto i treni non me li toccate. Quando il gioco si fa duro è anche ora di arrancare con l'artiglieria pesante. Questo youtuber ci prova con 100 carri armati in fila. Gran fatti che 100 mezzi corazzati già facciano nell'impresa. Si valea, guardate. E anche in questo caso non ci sono cazzi, sembrano scaglie di grana raschiettate via dal parmigiano reggiano. Persone no, carro armati no, qualcuno ha avuto la brillante idea di metterci davanti degli edifici. Come si comporterà il treno di fronte a delle palazzine piene di persone? Ovviamente questi edifici sono stati messi con l'editor per computer, perché non è che la Rockstar vi mette delle case lì davanti alle ferrovie. No, ma che poi è curioso il fatto, non è che l'edificio salti, esploda e vedi il cratere. No, dritto. Ok, scherzare, ma questi piccoli grattacieli risultano intangibili al treno perché non sono stati programmati. Perché non è previsto che il treno vada a toccare del cemento armato. Perché non è normale che il treno entri in contatto con degli oggetti
che durante la storia o durante il gioco non è proprio previsto che esso tocchi, quindi insomma non sono stati programmati, dai, tutto lì. Però divertiamoci a vedere questa situation. Quando la situazione si fa drastica, qualcuno decide di risolverla drasticamente. Ma è stato chiamato Superman nel mondo di GTA, che distrugge macchine, carbonizza poliziotti, insomma fa il disastro. Però vediamo come si comporta davanti ad un treno. Allora, in prima istanza il treno investe Superman e quindi non viene fermato dalla sola presenza statuaria dell'eroe. Poi, se con Superman proviamo a far esplodere il treno con i suoi occhi laser, anche lì non riusciremo nel nostro intento. Che poi io mi chiedo, quando è che a Los Santos hanno iniziato a fare i treni in criptonite? O che sia solo un problema di supereroi che dovevamo chiamare Spalman, che spalma la merda in faccia. Parentesi Elio e le storie tese a parte. Ma basta con questi bisessuali in tutù colorato. Io non faccio praio, non faccio praio, yeah, io non faccio praio. È ora di tirare fuori il vero maschio alfa. Un maschio alfa del tipo un orangotango. E infatti, visto che i supereroi canonici non hanno quindi effetto, qualcuno ha avuto la brillante idea di provarci con un orango. Un orango che si è allenato per mesi, sia psichicamente che fisicamente, per lo scontro decisivo. Tra i infatti... Potere del rutto! Cosa sarà mai successo al treno? Il treno è stato forse fermato? La risposta è no! No, neanche stavolta. Il treno ha continuato e lo scimmione è stato... no. Dai, ma l'idea più geniale in assoluto è venuta a questo Apple fan, che ha deciso di prendere il prodotto della controparte famoso per esplodere e metterlo sui binari. Insomma, tutta questa serie di note 7 dovrebbero far fuoriuscire il treno, esplodere, fermare, sgominare e finalmente riuscire questa impresa. Ma la risposta è no, perché i telefoni esploderanno come è giusto che sia, eh? Note 7. Ma sì, dai, è normale che non ci sia riuscito qui notte. Chissà come sarebbe andata con l'arma finale, l'arma di distruzione di massa, Nokia 3310. Questo ennesimo tentativo prende spunto direttamente dai consigli dei film sul karate degli anni 80. Insomma, questa persona ha pensato di mettere un treno contro un altro treno. Gran fatti, cazzo, gran fatti. Se voi combattete con un Arcanine contro ad un Magma, diventerà uno scontro di logoramento che prima o poi qualcuno vincerà. E così sarà anche adesso. Infatti andiamo a vedere. E come per il caso degli edifici, il treno che noi abbiamo messo risulta intangibile dal treno di GTA. Oh ragazzi, ma veramente inizio a perdere le speranze, eh? Cioè ci passa attraverso come un fantasmino. No, ma veramente ci sarà un modo per fermare questo treno? Vi spoilero già che sì. Non vi dico niente. Abbiamo capito che le entità più forti di GTA non sono bande di mafiosi o chissà quale boss della malavita, ma il treno. Però c'è una missione nel single player, e dico una missione, in cui dovremo catapultarci con il paracadute sul treno e lanciando degli esplosivi davanti nell'avantreno succederà che il treno si ferma. Però solo in questa missione, solo in questo frangente e solo offline. Insomma, una piccola soddisfazione col treno ce l'abbiamo. Peccato che sia una cosa, insomma, che hanno previsto, abbiano programmato. Però il treno rimane sempre il treno, perché il treno è il cazzuto, il treno. Ma chi è che lo ferma il treno? Oh. Quindi la prossima volta che volete scegliere delle armi cazzute come lanciarazzi, crateri folgoranti o chi per esso, scegliete un treno, lanciate treni, treni. Ricordati di abbassare i vicini che disturbi il volume, d'accordo? E come sempre io sono Giorgio Cappello di Paglia e voi avete visto uno dei miei tantissimi video. In questo video abbiamo parlato dei treni, perché i treni sono delle persone cazzo. I like trains.
Iscrivetevi al canale per vedere tutto quello che farò, i video che usciranno, che poi non voglio che mi veniate a dire: guarda, non fai più video, non fai più video. Ne faccio due a settimana. Non faccio più video, non li vedrai tu, ma io li faccio. Pollice in su se vi è piaciuto questo video un po' atipico su GTA. Pollice in giù se non vi è piaciuto il video. Mi raccomando, raggiungetemi su Instagram per vedere tutte le minchiate della mia vita che posterò ogni giorno, e su Facebook per vedere tutte le battute, tutti i post e tutte le figate che vi posterò su faccia Facebook. E come sempre, Oklahoma, il prossimo Oklahoma, e il prossimo Oklahoma, e il prossimo Oklahoma, e il prossimo. Ciao Geggio, siamo George e Marco e siamo qui per fare il rito di inizializzazione di questo gioco, Final Fantasy 15. Questo era il video per te da Pescara, George e Marco, tanti saluti Geggio, siamo dei tuoi fan.